fatalità straordinaria, secondo me, eccezionale, che è accaduto il 22 luglio del 2011, non è accaduto in Italia, ma è accaduto nella civilissima Europa. Mi riferisco alla strage di Utøya, dove un pazzo, un sedicente estremista di destra, ha ucciso la bellezza di 69 ragazzi e ne ha feriti 110, oltre ad altri fatti estremamente gravi. Bene, questo signor Breivik è stato condannato alla legge norvegese al massimo della pena previsto in Norvegia, che è appunto 21 anni. Certo, lì c'è la possibilità della proroga di 5 anni in 5 anni decorsi questo 21. Lì non si parla di ergastolo. Forse questa è una strada che avremmo potuto tracciare in sintonia con l'articolo 27 della Costituzione, che continuiamo a calpestare. Queste sono le ragioni, Presidente, del nostro voto contrario e del perché non diamo lezioni a nessuno, ma neanche le accettiamo. La ringrazio, onorevole Farina. Ovviamente, onorevole Ferraresi, l'invito al ritiro non è accolto, lo poniamo in votazione. Chiedeva di intervenire l'onorevole Motio. Prego. Presidente, onorevoli colleghi, vorrei specificare perché noi della Commissione esprimiamo parere contrario all'emendamento del Movimento 5 Stelle che chiede di escludere dal giudizio abbreviato indistintamente tutti i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Questo testo di legge che noi portiamo oggi alla Camera è frutto di un'attenta elaborazione in Commissione che, come sempre, ha ascoltato i rappresentanti delle categorie, diciamo, giuridiche, ha ascoltato il dottor Sabelli, rappresentante dell'ANM, e l'avvocato Spigarelli per l'Unione Camere Penali, i quali hanno sostenuto, e noi della Commissione siamo dello stesso avviso, come fosse ingiustificato sul piano della coerenza complessiva del nostro sistema giuridico escludere la possibilità tout court di accedere al giudizio abbreviato soltanto con riferimento alla natura e all'entità della pena. In questo caso parliamo della pena dell'ergastolo. In altre parole, sostenere di escludere tutti i reati puniti con la pena dell'ergastolo è un giudizio semplicemente astratto. Invece la Commissione Giustizia ha ritenuto non di applicare un'esclusione solo in base alla pena, all'entità e al tipo di pena, ma di escludere dal rito abbreviato solamente alcuni reati che mostrano una particolare intensità del dolo.